Ciao amici di YouTube. Allora, oggi quanto mi piace a me poi fare questi video dentro la macchina, perché a parte che la gente che ti guarda sembra che parli da solo, quindi è una cosa un po' strana, no? No, ho acceso quella telecamera perché ho visto, comincia quando uno diventa vecchio, no? Comincia a invecchiarsi, allora comincia a vedere le cose che non vanno bene, no? E ti girano le palle per tutto, e allora diventi polemico, no? E allora mo ho visto, a parte che dunque io non ce l'ho con la giunta comunale del mio paese, ce l'ho con gli ingegneri, con le persone che fanno delle cose a volte. Io non so se sono vincolati da dei piani regolatori, cioè li obbligano a fare delle cose, ma porca miseria, no? Ma uno, secondo voi, le strisce a questa maniera? Guardate, questa è Porta della Verità, che hanno fatto le strisce. Avete visto? Cioè, si può mettere all'inizio della porta, di una porta dove c'è sta un semaforo, che tu scatta il verde, passi, a parte, vabbè, andando fuori, quindi come ho fatto io adesso, uscendo, tu vedi le strisce davanti, fai passare la gente. Ma se è rosso, perché se è verde dovrei passare anch'io, poi dopo mi blocco per far passare le persone, si crea un casino della miseria. Ma allora io dico, no, ma porca miseria, ma tu che fai questi, come si fa? Io non riesco a capacitarmi. Dici, vabbè, poi uno diventa polemico, perché poi la polemica non piace, a me piace più essere, però porca miseria, cioè ti vengono agli occhi, no, queste cose. E quindi ecco, per me l'incompetenza delle persone che stanno dietro la scrivania e fanno le cose. Io ho lavorato con molte aziende, ho lavorato con gente, con capoccioni laureati che attuavano le proprie strategie di vendita stando dietro una scrivania, quindi non capendo un emerito minchia di quello che era in strada, cioè andare di fronte alla persona, al cliente, e facevano delle offerte, mamma mia, proprio che questa gente che prendeva 10.000 euro al mese, delle offerte che penso che io non riesco proprio, cioè proprio è una cosa che manca un ragazzino dell'asilo può pensare a determinate cose, no? Così come le strisce per fare lì, cioè ma porca miseria, ma tu c'è la macchina, tu ingegnere, passi da lì, ma non vedi che le strisce sono messe lì, lì fuori la porta, che uno entra, quando gli scatta il verde dall'altra parte acciacca i bambini della scuola. Ma io dico, ma come ti viene in mente? Così, ecco, quindi io ce l'ho a morte con queste cose, con la gente che c'ha una laurea, che c'ha un pezzo di carta in mano e non c'ha pratica in campo e non capisce niente, sa fa 2 più 2 ma non capisce niente, perché ci vuole anche un po' di pratica. Allora, ultimamente mi sono letto un libro che parlava, adesso, un libro di Gustav Le Bon, e mi sono letto questo libro e c'ha ragione, non c'è niente da fare, c'ha ragione, gli italiani, quindi i popoli latini, io ce l'ho un po' più con le popolazioni, i popoli latini c'hanno quello che si meritano, c'hanno il governo che si meritano, perché diciamo che la cosa nasce dai banchi di scuola. Noi latini siamo abituati a stare molto nei banchi di scuola e poco in pratica. Invece gli anglosassoni suddividono il tempo un po' nei banchi di scuola e un po' nella pratica. Quindi ecco che quando una persona esce dalle scuole inglesi, dalle scuole anglosassoni, praticamente è più pronta e più preparata a combattere in strada. A combattere, io intendo, i problemi di tutti i giorni. È capace un po' di vedere un po' le problematiche, no? Invece noi, niente, noi stiamo sempre, quando usciamo in strada a fare, comunque quando usciamo dalle scuole per fare il lavoro che uno deve fare, che ne so, l'architetto, l'ingegnere, qualsiasi cosa insomma che per la quale c'è bisogno una laurea, siamo degli imbranati, perché non c'è materia, non c'è pratica in campo. Non so se mi sto guidando, riesco a spiegarmi bene. Comunque, vabbè, se mi avete capito, io ho fatto vedere questa cosa che hanno fatto, che è una cosa, secondo me, proprio tragica, proprio tragica.
Mi dicevo anche delle alcune ditte che ho lavorato io. Allora, quando facciamo le riunioni, cioè basta poco, no? Ti arriva il capoccione, quindi il laureato, io mi ricorderò sempre questo tizio, che mo non voglio fare né nomi né aziende, questo uscito da una grande azienda, l'hanno acquistato, era un direttore marketing di quelli proprio eccezionali perché viene da questa azienda. Quindi, e capita sto deficiente in riunione, stavamo tutti là in riunione, aveva attuato una strategia vincente e praticamente, tipo che ne so, adesso la strategia che ha attuato non è che me la ricordo, per esempio, però io ho detto due cose che poi sono risultati migliori di quello che aveva detto lui. In campo, parlo in campo. E questo convinto dice facciamo così, 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 e io ho detto no, non facciamo così, 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 perché piamo le botte così, 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 cioè ci tirano la porta in faccia, proprio ci mandano a casa, è un investimento sbagliatissimo, basterebbe solo fare di questo. Io per esempio per me la cosa più importante era lo sconto in merce, no? E perché tu riesci a riempire. Allora, proprio, guardate, vi do una tecnica, proprio una strategia di quelle proprio basilari. Se tu non sei mai entrato da un cliente, è normale che se tu gli fai lo sconto in soldi, sì, quello è contento, una cosa che comprava un altro, adesso la compra da te, perché sei simpatico, perché passi costantemente, perché hai una buona dialettica, perché sei educato, perché saluti, perché riesci a prenderlo in determinati punti, ti compra sta cosa, anziché pagarla 1 euro, la paga 50 centesimi, contento, bravo Marco, ce n'ha più anche caffè, finisce lì. No, invece la mia strategia vincente era che io ti do questa cosa qua e te ne regalo un'altra. Quindi tu, se con una cosa ci fai una settimana, dopo il mio acquisto ce ne fai 2 settimane. Gli altri perdono le vendite. Adesso sto a parlare spicciolo, proprio spicciolo, proprio se parlo di cose. Ma io gonfiavo, io ragazzi miei, io ero una macchina da guerra. E quindi quando passavo io, se riuscivo a venderti con la mia strategia, che poi dopo l'hanno attuata. E questa è stata una cosa per me, come si dice, una cosa gratificante proprio al massimo, no? Perché hanno attuato la mia strategia. Io passavo, io ti gonfiavo al prezzo intero, però te ne regalavo altro. Perché se io ti do questa cosa qua e costa 1 euro, però noi in produzione ci costa 50 centesimi. Se io te ne regalo un'altra, quindi ti do due cose, anziché 1 euro, ti faccio pensare che tu hai del materiale per 2 euro che hai speso, però ne hai pagato soltanto uno. In realtà, alla fine, io gli ho dato 50 centesimi in regalo. Quindi, perché a livello di fabbricazione costa 50 centesimi, però ti ho dato un sacco di roba e tu hai speso 1 euro anziché 2 e sei contento, e noi abbiamo speso 1 euro anche noi e te ne abbiamo date 2, però siamo entrati lì e tu non te ne vai da noi perché tu alla fine hai preso merce che stai bene per 2 settimane. Cosa succede? Che la concorrenza dall'altra parte si arrabbia, non riesce a vendere, cerca di abbassare il prezzo, fa gli sconti e si sputtana. Perché quando io ripasso e gli dico: ah, lo vedi? Come te l'ha venduto fino adesso a 1 euro e mo ti ha fatto lo sconto a 50? Perché gli ho fatto del male, ma non glielo dico al cliente, lo so che gli ho fatto del male. Però gli dico: allora ti ha preso in giro tutto questo tempo, però. Io, guarda, ti consiglio di comprare dove vuoi, però. Senti, io sono onesto, io il prezzo non te lo posso abbassare, tutto al più te lo regalo un altro. Però quest'altro che ti ha detto tutto il tempo che non ti abbassa il prezzo, dopo ci cominciano a riflettere. È brutta sta cosa, però si può fare. Adesso poi l'hanno pure messa sta cosa che tu puoi attaccare, no? Prima la filosofia, quella dei venditori, è quella di non parlare mai della concorrenza. Ma tu non stai parlando male, eh? Sono cose vere. Perché hai abbassato il prezzo adesso? Perché ci sono io? E non si fa. E allora se non c'ero io, tu continuavi a pagare sempre così. Quanto mi sono divertito. Quanto mi sono divertito. E allora ecco, non ho la laurea. Io sono soltanto un perito elettrotecnico, sono un piccolo perito. Ho fatto, c'ho il liceo, sì, il liceo, c'ho, come si chiama? C'ho il diploma da perito elettrotecnico, che non è poco, perché ho fatto un bel mazzo.
Però ecco, vedi queste persone che ricoprono dei ruoli, se va dentro il comune qui, ma io penso che se uno gli dice, che ne so, hanno fatto le strisce lì a Porta Verità, e quello dice, chi è stato? Sono stato io sono laureato, cioè che si credono che c'è una laurea qui in Italia, sai qualcuno, invece, signori miei, la pratica ci vuole, la pratica in campo, bisogna scendere in campo, dimmi, sta bene che tu studi, hai studiato una vita, però devi stare in campo. Ci sono medici che si dividono tra luminari e medici, quelli che prendono lo stipendio. Allora, per me il medico che prende lo stipendio, come l'ingegnere, come l'avvocato, quelli che stanno lì e prendono lo stipendio, per me non sono né medici, né avvocati, né ingegneri. C'è il medico che scrive dei testi, che studia, che inventa, che crea, che scopre, quelli sono dei medici luminari. Per me sono il top del top. E così gli avvocati che si inventano delle cose, comunque che scrivono dei testi, che attuano delle novità, apportano delle innovazioni, per me è quello là quello che conta. Non conta andare all'università, perché poi alla fine la laurea la prendono tutti, eh? Magari uno ci sta, anziché 5 anni ce ne sta 8, ma qui in Italia te la prendi prima o poi. La prendi col voto base, però insomma la prendi. Vabbè, va. Mannà che mi sono un po' pure stufato, mi si è seccata pure la gola, chi l'ha fatto mai un vlog così lungo? Però ecco, mi andava un po' di dire queste cosine qua, perché poi quando vedi, ecco, comincia l'età, quella lì, la terza età, andiamo per la terza età e quindi diventiamo un po' polemici, no? E comunque, vabbè, sono stato un po' polemico. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto al pubblico, come fa Bonolis. Un saluto al pubblico. Ciao a tutti. Ciao.